Dopo quanto puzza un cadavere? È il 7 agosto alle 7 del mattino. Nella sua elegante villetta gialla a Vignole, frazione di Traversetolo, in provincia di Parma, Chiara Petrolini, madre di un neonato, si ritrova a cercare sul cellulare informazioni sulla decomposizione di un cadavere. Non un cadavere qualsiasi, ma quello del suo stesso figlio, che ha appena ucciso. Già, perché Chiara ha già commesso un omicidio. Il 12 maggio 2023 ha dato alla luce il suo primo bambino e, secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, lo ha eliminato come ha fatto ora con il secondo genito. Nessuno ha mai sospettato nulla. Il corpicino, ormai ridotto a un ammasso di ossa, giace nel giardino di casa, come se nulla fosse accaduto, come se quel bambino non fosse mai nato. Chiara sta tentando di farla franca ancora una volta, ma c'è un problema. Il 9 agosto partirà con i genitori per gli Stati Uniti, lasciando a casa la nonna, incaricata di badare alla casa e al cane di famiglia. Chiara è consapevole che, più rapidamente avverrà la decomposizione del suo bambino, minori saranno i rischi che il suo atroce segreto verrà scoperto. Ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Proprio il 9 agosto, il suo cane, insieme a quelli dei vicini, fiuta il corpicino in decomposizione mentre Chiara si scatta selfie sui grattacieli di New York. Gli animali iniziano a scavare e riescono a tirare fuori il corpicino dalla fossa, strappando il sacchetto intriso di sangue. La nonna si accorge che qualcosa non va e avvisa i vicini, che chiamano il 112. Così ha inizio questa terribile vicenda. Il procuratore Alfonso Davino ha spiegato che inizialmente gli inquirenti hanno ipotizzato il reato di occultamento di cadavere. Una ragazza che nasconde la gravidanza, partorisce da sola, il bambino muore e lo seppellisce. Con l'evolversi delle indagini, la realtà supera ogni immaginazione, anche quella dei carabinieri e dei magistrati più esperti nel trattare casi di omicidio. Ora Chiara Petrolini è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario premeditato e soppressione di due cadaveri. Non è stata ancora accusata dell'omicidio del primo figlio, poiché gli esami scientifici sulle ossa richiedono più tempo e sono più complessi, ma i dubbi su questo caso sono davvero pochi. I carabinieri informano immediatamente i genitori di Chiara, un imprenditore e un'impiegata, di quanto accaduto nel loro giardino. I genitori decidono di prolungare la loro vacanza negli Stati Uniti e non tornano in anticipo. Nel frattempo, le indagini scientifiche continuano e confermano che il neonato trovato era figlio di Chiara e del suo ragazzo, Samuel, con cui ha una relazione altalenante dal 2020. Solo a fine agosto, quando la famiglia Petrolini rientra a casa, Chiara può finalmente essere interrogata. Gli inquirenti hanno già raccolto molte certezze, tra cui la conferma che il bambino è nato vivo e che è morto a causa di uno shock emorragico, ossia dissanguato, a causa di un errore nel taglio del cordone ombelicale. Lasciano Chiara parlare liberamente e lei inizia a raccontare numerose bugie. Questo porta gli investigatori a capire che la situazione è ben più complessa di quanto inizialmente ritenuto. Chiara cerca di alleggerire la sua posizione, affermando che il bambino era morto alla nascita e che lei lo ha seppellito. Ammette di aver partorito nella stanza della taverna, dove sono state già rinvenute tracce di sangue con il luminol. Nega di aver fatto uso di droghe o alcol durante la gravidanza, sostenendo che se il bambino fosse nato al suo ritorno dagli Stati Uniti, lo avrebbe rivelato ai genitori perché desiderava tenerlo, anche se non era sicura di quanto fosse avanti nella gravidanza. Ciò che rimane vero nel suo racconto, secondo gli inquirenti, è che non ha mai parlato della gravidanza con nessuno, né con i genitori, né con il fidanzato, né con amici o medici. Non ha utilizzato metodi contraccettivi, affermando di aver taciuto per non turbare i suoi cari, in particolare i genitori. Tuttavia, alcune amiche hanno rivelato che Chiara fumava marijuana e beveva alcol anche nelle settimane precedenti il parto. I genitori, in particolare il padre, negano di aver reagito negativamente alla notizia di un nipotino in arrivo. Inoltre, Samuel, il fidanzato di Chiara, trascorreva spesso notti a casa loro e, scherzando, aveva già accennato alla possibilità di diventare nonno. L'interrogatorio dei genitori, inizialmente indagati ma ora prosciolti,
solleva questioni non solo penali ma anche di natura più personale. Davanti al magistrato, il padre ricorda di aver trovato, il 7 agosto, copiose macchie di sangue in taverna e tappetini da bagno intrisi di sangue. Chiedendo a Chiara cosa fosse successo, ha accettato la sua risposta. «Ho un ciclo abbondante». Ha preso i tappetini e li ha portati in lavanderia, dove la madre li ha lavati senza chiedere ulteriori spiegazioni. Come ha spiegato il magistrato, doveva andare al mare. A settembre, i genitori di Chiara iniziano a mettere insieme i pezzi. Quel sangue proveniva da un parto. Durante una conversazione intercettata, la madre della giovane ricorda un episodio che aveva rimosso dalla memoria. Chiara aveva già avuto un ciclo abbondante il 12 maggio 2023, accompagnato da un'emorragia così grave da impedirle di partecipare al saggio di pianoforte del fratello e di andare al lavoro come babysitter. La madre si chiede se Chiara non avesse già partorito. Chiara nega, ma il suo cellulare, attualmente sotto sequestro e analisi, ha già rivelato agli inquirenti un'atroce verità. Quando è rimasta incinta, ha cercato informazioni su come partorire il secondo figlio. A questo punto non resta che cercare il primo neonato. Gli inquirenti si rivolgono a un'azienda specializzata nelle ricerche sotterranee e nel giro di poche ore avviene un nuovo, macabro ritrovamento. L'analisi del DNA su un femore conferma che anche quel bimbo è figlio di Chiara e di Samuel e si tratta di un neonato nato a termine. Nel frattempo emerge che, dopo aver ucciso e sepolto il suo secondo figlio, Chiara ha continuato a frequentare locali e persino a recarsi dall'estetista. Non ha mai mostrato segni di tristezza o angoscia. La notte successiva al delitto ha persino dormito con il fidanzato ignaro, condividendo un'ultima notte insieme prima della partenza per gli Stati Uniti. Se non bastasse quanto già emerso, l'analisi del cellulare di Chiara ha rivelato un vero e proprio viaggio all'inferno per gli inquirenti. Tra le ricerche effettuate spicca quella su «Dopo quanto puzza un cadavere», che indica chiaramente che il vero obiettivo della giovane studentessa nel portare avanti la gravidanza era solo quello di eliminare il proprio bambino. Nella cronologia delle sue ricerche online non si trova mai nulla che riguardi la vita o la salute del neonato. Invece ci sono numerose ricerche inquietanti effettuate durante i 9 mesi di attesa. Già il 22 febbraio, ad esempio, aveva visualizzato un video su come avviene il disfacimento di un corpo, confermando la sua intenzione di eliminare il bambino. Ha poi cercato informazioni su come nascondere la gravidanza, digitando frasi come «jeans in gravidanza per nascondere la pancia», «come non far crescere troppo la pancia in gravidanza» e «come sgonfiare la pancia in gravidanza». Chiara ha anche cercato modi per indurre o accelerare il parto, con ricerche come schiacciare la pancia in gravidanza per indurre il parto, cercare di partorire a 34 settimane e misoprostolo induzione parto. Queste ricerche indicano che era ben consapevole di quanto fosse avanzata nella gravidanza. Inoltre, nell'imminenza del parto, ha cercato informazioni sul legame tra rottura delle acque, travaglio e parto. Il 3 e il 4 agosto, ad esempio, ha digitato «schiacciare la pancia dopo rottura acque», «come indurre il parto dopo aver rotto le acque». Infine, ha effettuato ricerche su come causare un aborto, digitando frasi del tipo «cosa causa un aborto spontaneo?», «perdita di peso può causare un aborto?», «pillola del giorno dopo», «pugno in pancia conseguenze in gravidanza», «indurre un aborto» e «aborto al 6° mese». Il procuratore Alfonso Davino ha concluso: «Non si può credere che la morte del secondo bambino sia stata un errore. Questa giovane ha ripetuto 2 volte la stessa azione. Non si può nemmeno parlare di omicidio colposo, poiché le ricerche effettuate sul cellulare lo escludono». In sostanza, Chiara Petrolini sapeva bene che tagliando il cordone ombelicale senza provvedere a chiuderlo, il bambino sarebbe morto dissanguato in un'agonia atroce. Forse era consapevole di questo, perché anche il primo bambino era morto in modo simile. Nel frattempo, le indagini proseguono. Gli investigatori stanno cercando di capire se qualcuno l'abbia aiutata e se abbia assunto farmaci per accelerare il parto, oltre a come se li sia procurati.
Al momento, le amiche, compresa quella che studia ostetricia, e il fidanzato, che non si era accorto della gravidanza, non sembrano essere coinvolti. Eppure, per tutti, Chiara Petrolini era considerata una brava ragazza, la migliore babysitter a cui affidare i propri figli. Anche i sacerdoti dell'oratorio si fidavano di lei per prendersi cura dei bambini. Poiché i due neonati sono nati vivi, la legge prevede che debbano essere registrati all'anagrafe e poi sepolti, un gesto che serve a dare dignità a quelle brevi vite. Lo faranno i genitori di Chiara? Organizzeranno un funerale?